Amici cari, amici belli dello svapo, qua, tutto a posto? Qua, è tutto a posto. È un po' di tempo, troppo tempo che non riuscivo a fare un video per salutarvi, un video per ringraziarvi dell'affetto e della sempre cortesia con la quale mi seguite, mi scrivete. Tanti di voi mi scrivono: Luigi, non faccio i video, Luigi, apriamo YouTube e non trovo i miei video, quando ci fai un saluto? Avete ragione. Ma preso da tanti impegni dovuti un po' al lavoro, un po' a questa nuova avventura della Vitruviano Juice, che effettivamente è una ditta, insomma, che abbiamo finalmente abbiamo costituito, ma che sta già la città. Però, insomma, per la certificazione dei liquidi, poi si dà il certificato, gli altri due liquidi, insomma, ancora manca qualche dettaglio, qualche piccola cosa. E, insomma, per chi non è proprio un addetto ai lavori, evidentemente bisogna poi perdere un po' di tempo, insomma, capire bene la situazione, le cose, affinché al fine di poter fare le cose fatte per bene, ma con un ciclo di migliaccia. Siamo qui, siamo piacevolmente in compagnia del nuovo arrivato, che è questo. Quindi colgo l'occasione per fare un saluto a Luca Cassenti, Luca Cliesci, dal quale ho preso questo atomizzatore bottom feed, che è lo speed che ho, di cui avevo letto qualcosa, ho visto un po' di video, sia dell'amico Stefano Pio, che saluto, Stefano Circolin, e Luca Lucky Punk Star, e insomma anche Laura ne aveva parlato, Laura, l'ex proprietaria di questa E7, preso da Laura, e niente, insomma. Io da poco mi sono convertito al. No, convertito definitivamente no, diciamo, da poco mi sono affacciato un po' tardi, in maniera tardiva, mi sono affacciato al bottom feed, quindi mi sono fatto, vi ricorderete, la giratoria boxettina, quella in legno, meccanica, svapiamo con il Cyclone, atomizzatore Cyclone, e poi ho preso anche un Hornet, col quale non mi sono trovato bene, infatti l'ho messo in vendita perché c'è il foro un po' chiuso, lo potrei anche allargare, evidentemente. Ma ho preferito non toccarlo, non manometterlo, perché mi ero incapricciato che volevo speed. Insomma, obiettivamente, dopo l'esperienza col Duet, fidandomi della maestria di Luca Cassenti, e infatti rigenerato a cotone, sposa quella che è la mia comodità, no, di rigenerazione. Io sono pigro, io con la mesh, anche se devo dire ultimamente con le dritte anche dell'amico, tengo sempre questo problema della memoria, no? Tengo sempre questa cosa, ma ci viene un po' di fosforo, o ci va pare un po' di fosforo. Anche al lavoro mi accusano spesso che sono un po' distratto, un po' adesso altrove, ma vi lascio immaginare questa avventura magnifica della Vitruvian Juice. Effettivamente è una gran bella cosa, però insomma, la mente viaggia, a parte i pensieri, le preoccupazioni, i contatti, le cose, le attese, disattese purtroppo, no? Da qualcuno, ma dicevo, insomma, effettivamente un po' con la testa non ci sto. Volevo parlare del caro Roberto Panuzzi, che voi insomma sapete bene, il creatore insieme al suo socio dello Shuttle, atomizzatore a mesh veramente ottimo, e che io insomma di tanto in tanto utilizzo, ce l'ho qua per esempio, ma non è un mio giocattolo da svapo quotidiano, bensì è una cosa che utilizzo il fine settimana, utilizzo in alcuni momenti, diciamo così, di svapo. Quello che invece mi accompagna sempre sono i miei atomizzatori a rigenerati a cotone con le microcoil, per un fatto di praticità, di velocità, insomma, appena una cosa non va, io poi su Verziusi ne tengo 4 o 5 sempre, con vari aromi diversi, con varie cose, con varie fragranze, per cui insomma se percepisco appena una piccola variazione, una cosa, subito rigenero, sostituisco il cotone, faccio prima, no? E quindi per questa ragione qua. Adesso mi sono convertito agli Expromiser, non uso più i Kaifun, ce n'ho ancora qualcuno di Kaifun, mi sono conservati due Kaifun Light Plus, Light Plus, attenzione, Light Plus. Sto sbagliato a dire, ma io volevo. Dicevo,
I Light Plus ne ho conservati, li utilizzo uno per un tabaccoso, uno per quello che capita, però mi sono convertito a questi X-Promiser. Gli X-Promiser in realtà non sono altro che degli atomizzatori rigenerabili a wick o a cotone, simili diciamo così, nell'idea, nella funzionalità, ecco, nella funzionalità, sono simili ai Kaifun. Però io trovo una grande comodità il fatto che non debba praticamente svitare nessuna vitarella ASUT, perché questi qua si caricano come i Proteng. Vi ricordate i Proteng? Il mio primo amore. Noi i Proteng si capovolgevano, si svitava la parte inferiore dell'atomizzatore e si caricava lateralmente, si caricava il liquido e poi si riavvitava. E questi in realtà sono la stessa cosa, perché sono degli atomizzatori comunque bottom coil, con la resistenza in basso, quindi aroma più fresco, eccetera, e sono veramente qua. E poi la regolazione dell'aria, i Kaifun Light Plus, carità, state comodissimo, però dover togliere l'atomizzatore ogni volta dal Big Butt per regolare l'aria, quella vitarella che poi andava un po' per conto suo, diciamo anche la verità, e anche la vite di refill era al di sotto, per carità, mi hanno fatto compagnia un sacco di tempo, mi sono consolato con questi Kaifun, ce l'ho ancora, insomma, ripeto. Però gli X-Promise attualmente, insomma, ne ho presi più di uno, mi danno veramente soddisfazione. Vabbè, e poi ti stavo dicendo, c'è questa corona praticamente della regolazione dell'aria, quattro fori, uno svita leggermente il corpo dell'atomizzatore dalla base e fa ruotare questa corona che ha un foro. Questa corona, questo anello che ha un foro, si va a posizionare a uno dei quattro fori dell'aria. Da uno piccolissimo che sarà, che ne so, un 4 mm, 0,4 voglio dire, millimetri, fino ad arrivare a quello da 1, 1 e 2, ma questo così grosso modo, sono 4, insomma, le regolazioni da poter fare, e vi dico, insomma, vanno veramente bene. Vanno bene, non fischiano. Una volta rigenerati, insomma, come il nostro modo, insomma, il nostro uso, con la microcoil, a cotone, come vogliamo noi, che la coil normale con la wick, devo dire, veramente, non fischiano, non perdono una goccia. La regolazione dell'aria è comodissima da fare anche in corsa. No, mentre stiamo correndo, in corsa, mentre la stiamo utilizzando. E la ricarica, soprattutto, è molto semplice. La rigenerazione non vuol dire la stessa cosa. Vabbè, ma poi ci stanno i tutorial, come sapete. Dicevo, utilizzo questi e poi un po' questi bottom feeder che rigenera a colore. E adesso, insomma, è arrivato quest'ultimo capriccio, sto contento assai. In questa boccettina ci sta un bel po' di positano, e devo dire, con lo speed, a differenza del Cyclone, l'aroma è più presente, quindi si percepisce meglio. Sicuramente il top del top, lo sapete, io l'ho sempre detto, sul duetto, sempre di Luca Gries, a mesh, e sullo sciatto, per carità, è un altro livello di percezione dell'aroma, però è una questione di gestione, ecco, non di rigenerazione vera e propria, perché una volta seguiti i tutorial, una volta imparato a fare, utilizzando la mesh in un certo modo, facendo praticamente quello che si deve fare, per carità, sono rigenerabili, non dico in 5 minuti, ma in 10 minuti, insomma, si rigenera, 10-12 minuti. Chi si cava invece è molto più semplice, quelli a cotone oramai, insomma, ci vedo proprio alla mano. Poi c'è il tipo di cotone che mi piace molto, insomma, questo cotone che ho preso a Parigi, se bustina. Dopo, oh, va bene. Sono contento e soddisfatto di questo Spider. Spider, no, attenzione, Spider non è così, questo è Speed. Che lo Spider è l'atomizzatore bottom feeder a mesh, sempre di Luca Gries. Non l'ho provato quello, non l'ho provato. Quando invece poi ci vogliamo divertire a fare il nuvoletto, e il nuvoletto non dico il nuvolone, ci sono sistemi tipo queste pazzelle. Qua c'ho il positano a zero, perché qua facendo il tiro di polmoni, questa è una Eco One, la conoscete meglio, è una Eco One che ho preso, insomma, per gioco, perché non è un tipo di svapata che io prediligo, perché io prediligo la svapata vecchia maniera, quella di guancia, e insomma, così faceva,
La sigaretta classica, insomma, si ciba di guancia, si aspira, insomma, in questo caso il vapore, un fantastico vapore delle nostre Esig. E qua invece c'è il saturo di pomone perché è molto arioso, molto così, quindi ci metti della zeppa. Scarica la batteria, questa via, ma fa giusto un tiro per fare sta cosa. Lo mettiamo a caricare che si ricarica comodissimamente con la sua USB, come vedete lampeggia perché scarica. Bobini, 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 cari amici, vicini e lontani, dicevo, insomma, ci si diverte, si va. Quindi abbiamo detto la Vitruvian Juice è stata, diciamo così, creata, costituita, la società c'è, il Positano è certificato, di qui a poco, insomma, imbottiglieremo, non qui, evidentemente, altrove, faremo una cosa fatta bene, metteremo, insomma, diffonderemo, daremo notizie, ci sarà un sito dedicato per i liquidi della Vitruvian Juice, troverete logicamente insieme al Positano il Frondelec, famoso Frondelec e il Donna Amalia, nonché il nuovo liquido che presenterò di qui a poco, che già è pronto, però va fatta una presentazione ufficiale, ma te bene, c'è un'immagine a cagare, fatta per bene, non ci presentiamo così con la maglia, ma siamo tra amici. Amici belli, amici cari, voi lo sapete, io vi voglio bene, vi ringrazio, perdonatemi se sono non tanto più presente, ma vi assicuro che presto, in maniera ordinata, in maniera dalla nostra piccola sede, farò un video di presentazione ufficiale della Vitruvian Juice e di tutti i liquidi che troverete, dove li troverete, i vari link, eccetera, eccetera. Di qui a poco, abbiate ancora un po' di pazienza. Un abbraccio, un bacio, a presto. Come se studio studio, c'è la stamattina ogni buono. Porta fortuna. Arrivederci.